si sta sezionando. Stanno aspettando cagare. Non cade perché ci sono le travi di ferro. E mica spacchio mandaressa, mette tu tocco sotto. Qua è chiuso. Perché ora vi spiego perché. Anche di sole. Andate a fare i bisognini. Perché è chiuso? Pure fa freschetto qua la mattina. È chiuso perché mia madre dice se vedo là sopra quella sarebbe Zani. Che sarebbe anche Maria Michela, c'è cioè la ex moglie. Insomma, sono tutti. Tutte, che sarà anche la prossima, nel caso viene qua sopra e non capisce. Perché prima cercano di fare amicizie, di. Non so perché sono diventati così, non so se sono sempre stati così, forse in mia assenza mi hanno fatto delle robe, guarda che robe, forse in mia assenza mi hanno fatto delle robe strane e distrutto il palazzo, un palazzo così. In mia assenza quando io ho lavorato fuori, ho studiato fuori, mi hanno fatto delle robe strane. Che poi secondo loro io non ho lavorato e io non ho studiato. Che invece Maria Michela non studiava, la mia ex moglie non studiava, si era data solo una materia. E io ho finito il secondo anno, anche se ero al terzo. E lavoravo e mi spaccavo il culo là con questi vari lavori, poi anche scendendo qua sotto, ma lavori un po' grossi là con Rocchi. Che gestivo tutte queste cose e amministravo pure, loro si prendevano solo i soldi e poi scendendo qua sotto da disgraziato, sputato e sputtanato, ho continuato in nero a pochi soldi, in cose, insomma, ho sempre lavorato e non ho potuto prendere quello che invece qua si prendeva. Sì. Questa è la realtà e quindi io gli sto chiedendo, anche perché non gestirei così male le cose. Guardate che schifo. E non lo so perché questo è così. Appena la vedo là sopra, come la chiamo? Appena perché se non fanno, se non riescono a entrare, è tipo una cosa di clan. Questo è perché sono stati impucciati nella mafia, nella corruzione. E infatti mafia e corruzione a me mi hanno levato i vasetti. Cioè hanno scelto, stanno scegliendo una politica che non è manco proibizionista, una politica che è mafiosa. Politica di mafia, politica di corruzione di strada, quando quella all'olandese del coffee shop, per questo non mi voglio fare mettere le mani qua. Da nessuno, anche perché poi i prodotti non sai che significa il coffee shop, non è che sono io il coffee shop, io non coffo e non shoppo qua, non ho nessun negoziato, nessun negozio. Il negozio, guarda, guarda, guarda Zani che cazzo combina però, vedi? Vedi che sporca, vedi che sporca. Coffee shop è il negozio, quello dove andavo io a comprare i semini. E non era neanche club qui perché. Vi ripeto, non ho amici, non ho, è da tempo, gente che si vedono, si vanno al massimo di scoparsi le fidanzate, poi tutti i gruppi di persone si scoprono, si rubano ragazzi, insomma, ci siamo allontanati per vari motivi, uno perché io mi rendevo conto che c'era questa cosa di andare a comprare, di andare a fare, quindi. E poi anche per i gruppi si infilavano persone, vedevo che c'erano tradimenti eccessivi, cose che magari a 20 anni, a una certa età, e per l'esperienza che io mi ero rotto i coglioni, quindi non è che non frequentavo, frequentavo amici, frequentavo gruppi, però c'era qualcosa dietro questi amici
di qualcuno, e penso che era questo mio zio terrorista, questo pollo orecchio, che utilizzava sti ragazzi, le mafie, le cose, tramite clan, tramite tipo sette, come cazzo ve lo devo dire, gente che si organizza e si mette d'accordo. E quindi hanno scelto queste politiche di mafia, che non è manco proibizionista, perché per me è proibizionista, cioè io non ho niente, con tutto che ho un tumore qua e anche uno qua, insomma sono pieno, anche nella schiena, ora mi devo mettere il Voltaren. Ma su che pelle me lo metto sto Voltaren? Su che pelle me lo metto? Ditemelo. Sulla mia pelle, quindi su nei, cose che non vanno bene. Non lo so perché queste persone sono ridotte così. E quindi il proibizionismo è su di me, che sono in pregiunta motivato a prendermi a usare cannabinoidi. E invece tutto il resto qua li stanno facendo, perché sono sicuro, ieri glielo chiedevo anche a Zanni, andiamo a vedere che un pochettino si riprende, poi si riperde, che anche lei non ha mai lavorato, cioè, qua si può dire la qualunque, qua non la vogliono vedere più perché non è consona, bruciata, perché è bruciata, e in più è rimasta senza lavoro e non bisogna parlarne, ma come il fatto mio. Cioè rubano, ammazzano, uccidono e poi non bisogna parlare, e poi si fanno aiutare qua dalla polizia, i carabinieri, cose che non sono polizie, carabinieri e forze dell'ordine. Cioè chi si comporta così portano, prendono i soldi, ma sono dei criminali, giusto o no? Ditemelo voi. Ditemelo voi. Comunque, caldo le mani un po'. Non avendo posti dove poter attaccare, però qua quasi rovina. Quasi rovina. Non lo possiamo fare. Non c'è niente da stare sereno, non c'è niente da stare tranquillo, perché la vita scorre, il tempo passa. E non ti resta un cazzo. E loro intanto agiscono, rubano, ammazzano. Allora, questa non lavorava e niente soldi, niente. Io non lavoravo e niente soldi. Gli ho detto a Zani, questi miei amici che frequentavamo prima, Luca, Daniele, Dario, Ivano, non frequentavo, non lo so, Mariano, cose, cioè come sono messi? Ma anche a me non me ne fotte un cazzo. Cioè, perché poi le motivazioni sono diverse. Le motivazioni sono diverse, cioè io non ho delle motivazioni medico-ricreative, non uso alcol, non mi piace e non posso, e non uso robe per strada. Ma questi come sono messi? Saranno senza niente o staranno fumando? Tutta Siracusa, ora lasciamo stare questi, tutti i ragazzi, i giovani, i signori, questi dove hai lavorato tu, come sono messi? Sono messi che avranno le loro cose. Fumeranno e in più saranno anche altre cose. E perché io no? Per giunta che sono motivate, in più erano le mie che non facevano male e mi hanno mandato. Da chi si sono fatte aiutare queste persone per rubare lavoro? Non gliene frega di Zani, non gliene frega del lavoro in nero, non gliene fotte queste di un cazzo. Da chi si sono fatte aiutare? Perché non sono andate da chi ha ridotto Zani così e da chi ha ridotto me così? Da chi si sono fatte aiutare? Un'altra volta sono venute 10, 20 carabinieri, polizia, come quando mi sono separato. Come quando. Perché? Perché? Perché sono corrotti e concussi. C'è poco da fare. Sono corrotti e concussi, quindi per me qua c'è solo la morte. Capisco cosa gli hanno fatto a mio nonno e cosa hanno fatto anche a questi miei genitori, in che stato di coscienza li hanno portati. E vabbè, questa è la realtà, la verità. Se vi piace. O non vi piace questa? Ora mi riscaldo un po' le manucce. Thank you.
le cose me ne sono uscite le gambe perché ho mal di schiena, però le mani posso. Questo non lo faccio sempre, tutti i giorni, siccome non è un posto dove potermi agganciare, qua cadono tutte cose, mettere tanto la cannellata è tutta rotta, vedi? Mi metterei un... Poi glieli do piano, non è che glieli do a sfondare. Mi metterei un coso per fare esercizi, un palo, per la lap dance. Quindi hanno scelto le mafie, capite? Hanno scelto le mafie, la violenza, la corruzione, scusate. E io quasi a 50 anni con queste cose che ho addosso non posso, mentre tutto il resto delle persone possono fare quello che vogliono. E sicuramente avranno i loro spinelli, per non dire anche le altre porcherie che a me non interessano. E saranno anche spinelli di mafia, di porcherie, o magari si sono fatte anche le piante. Quindi sono dei criminali con la scusa dello spaccio, che non solo non spaccio, sono sempre solo. Quindi prima mi hanno lasciato solo, mi hanno cercato di levare tutte cose, mi hanno levato i figli, hanno raccontato sempre un sacco di palle a cui i miei genitori sono andati dappresso, mio padre, mia madre, i miei nonni, come dei rincoglioniti. E ancora continuano, e ancora continuano, con volta schiena, volta pagina, volta... Invece quando mi chiamano e dire abbiamo bisogno di questo, sono rimasto per strada, mi serve una cosa per la nonna, mi serve Andrea, chiamami qua subito io. Perché? Perché sono una persona a cui ho voluto bene. Però il fatto che io sono buono e che voglio bene non significa che non sono anche cattivo, capito? Perché se mi fanno girare i coglioni divento cattivo, infatti vi sto dicendo che sono persone che non stanno bene di testa, non fomentano e continuano a tirare fuori questa cattiveria, ma dalla stupidità, non dalla verità. Perché fanno parte di un mondo corrotto, mafioso, di imbroglioni, che non riescono a distinguere il bene dal male. E poi dopo anni e anni uno si trova campagne distrutte, case distrutte, e loro si buttano latitanti. Si buttano latitanti. Aspetta che c'è la cacchina qua. Non voglio vedere nessuno qua sopra, nessuno non vuole vedere. Scusa, lo capisce, questa è stata male. È la stessa cosa la moglie di prima. Non voglio vedere. Cosa vuoi vedere? Fammi capire, mamma. A me non mi interessa da niente. Su finto buddismo che gli hanno fatto fare. Mio padre la stessa cosa in campagna, non so chi cazzo sta pagando a uno per fare non so che cosa, poi vai là e non hanno fatto proprio un cazzo, cose che io avrei fatto con i miei strumenti, risparmiando i miei soldi e quelli che mi hanno... Perché c'ho sto colore giallo? Quelli che mi hanno rubato, praticamente. Che mi hanno negato, che mi hanno rubato. Quello lo metto là dentro. Sono anzianuccio ormai anzianuccio però una certa età, poi mi stanno stressando da morire queste persone. Sono persone stressatissime. Criminali, si agganciano ai criminali, la politica che stanno scegliendo è quella della mafia, della corruzione, ieri è passato Tinè anche, persone senza. Non è questione di coscienza, hanno una coscienza stupida. Non avere coscienza è un'altra cosa. Questi ce l'hanno macchiata, stupida. Metti a posto la macchina, ma hai visto come se mentre parla, guida e va avanti. Tagliata la strada, guarda la strada, guarda. Testa di scecco. Poi dovevi vedere come erano messe le macchine, tutte in doppia fila, in tripla fila, tutte storte. Per mettere bene la macchina,
Devono essere messe bene anche le altre. Bere, 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 bere. Devono essere messe bene anche le altre. Non puoi mettere bene la macchina se le altre sono messe tutte storte. Quindi andatevene, prendetela nel culo, dai. In segno di pace. Pugno di ladri. Avranno fatto qualcosa, avranno ucciso qualcuno, avranno fatto qualche cosa. Ve l'ho detto, io non ho niente qua, mi hanno cercato Zani, non ha niente. Mentre i favorevoli alle mafie, è perché lei doveva probabilmente tradirmi, fare delle cose. Agiscono così, eseguire gli ordini. E quando eseguono gli ordini, allora, infatti io dico a questi miei ex amici, di andare a vedere bene cosa gli è successo in famiglia, a questi che si sentono tutti che gli va tutto bene, perché tante volte sono solamente pascinziosi, cornuti pascinziosi e poi non solo cornuti, insomma, sono piegati alle mafie, sono consoni alle mafie, alla corruzione. A questi gli interessa questo, perché gli va bene la droga per strada, non gli va bene il negozietto che io compro, che poi quelli del negozietto non è che mi dicevano di coltivarla, assolutamente, anzi quelli del negozietto capivano il mio discorso e dicevano sì, capisco che tu vuoi che ci sia conoscenza, qualcosa dentro, ti capiamo. Allora dicono che si vende, le vendono per collezionismo. Poi ognuno fa quello che vuole. E non lo posso fare più perché Zani è fuori di testa. Il negozietto che mi hanno rubato la mia scuola. Dai, metti bene le macchine, non ci interessa io. Non va bene questa politica, questo business che vi state facendo di malavita. Quindi intanto mi dovreste ridare se non l'avete rubato i miei vasetti e le mie cose. Chiedermi scusa, darmi i soldi per vivere, risarcirmi e risarcire in parte Zani, anche se lei con i soldi farebbe dei danni allucinanti perché è fuori di testa. E sancire un attimo, darmi delle coordinate che poi già ce l'ho io, più precise, per dirmi: guarda, se sono quattro, fattele come cazzo vuoi, quattro piantine, per te e basta. Oppure dare delle coordinate più precise. Perché? Perché è mio diritto e perché fate girare altra droga, i miei ex amici ce l'avranno sicuramente e tanta gente ce l'avrà sicuramente. Posteggiare le macchine bene, si devono posteggiare dove sono posteggiate bene. Non puoi posteggiare la macchina bene in un posto dove non sono posteggiate bene. Quindi prendetela nel culo, polizia italiana, carabinieri, magistrati e tutta sta gente di cacca. È come dire qua, stai pulito, stai in un terrazzo pulito. Non salire nel terrazzo che può essere pericoloso. Ho capito perché me l'avete ridotto così. Quindi siete favorevoli a cosa? Alle mafie, al terrorismo, alla pedofilia, alla gente che ruba. I centri di che cosa? Non funziona un cazzo, siete dei truffatori, ma non è che lo dico solo io, eh. Centri, gli ospedali, ce l'ha messo un po' di colore, qua è giallo, qua verde, qua, ma poi fatto uno garage, uno sottoscala. Ciao suckers di merda varie, qua di porcherie e di mafia. Gli devi dire alla polizia che si muovono a mettersi in regola loro, che quello che hanno fatto è solo mafia. Stanno favorendo le mafie, non combattono proprio un cazzo. Eliminatevi, sbirri. Eliminatevi con queste porcherie, siete dei truffatori, dai.
Eliminatevi, sbirri. Non dovevate fare una cosa del genere. Voi siete dei criminali. Polizia che è stata qua a casa mia, sono certamente criminali che stanno favorendo mafia, terrorismo, pedofilia, lavoro in nero e porcherie varie. A meno che non mi pagate per quello che avete fatto, non mi ridate indietro le mie cose e non mi chiedete scusa a me, a Zani e alla mia vita. Oppure ve la prendete nel culo. Mortalmente. Cagatevi in culo ed eliminati. Siete convinti voi ancora? E andiamo avanti. Poi utilizzano sti personaggi. Hai capito che personaggi utilizzano? Tutta sta gente convinta che parlano così a vanvera, guarda. Dalia Tascia, guarda, per me metti a posto, come metti a posto? Devo mettere a posto quello che tu ti pigli i soldi, quello che tu hai sfasciato? Ma cosa? Capito cos'è la mafia e la corruzione? Devo mettere a posto quello che voi avete sfasciato. Ma se c'è uno schifo, che avete combinato uno schifo, se siete mafia, polizia, carabiniere, magistratura, non siete cosa. Devo mettere a posto io, devo essere io preciso, mentre voi fate mafia. Ma basta con questi stati sottosviluppati, basta. La guerra ce l'avete in testa, in culo. Quale signore di polizia, quali signori di polizia? Chi sei? Mafia. Mafia. Che vuole rubare appartamenti, case e tutte cose. Eliminatevi, ve lo ripeto. È una cosa tutta su di me, contro di me, anche con i figli, col lavoro, con Zani, con la prostituta. Sa che cosa non gli è riuscito? Cosa gli è fallito, capito? Negli anni, nelle cose. E chissà che cosa hanno ammazzato, quali erano le loro cose pianificate. È talmente chiaro. Dice, vai in giro, vedi. Tutto su di me, per giunta la persona che può. Perché hanno ucciso. Questi chissà che cosa hanno combinato, capito? Quanta gente, che cosa avevano pianificato di rubare, di uccidere, di provocare sofferenze, di provocare cose. È talmente chiaro, che è assurdo che nessuno faccia qualcosa. Perché? Perché è tutta mafia. Chissà mafia. Andiamo. Ah, che bel caldo che c'è. Andiamo, andiamo. Forza. Scendete. Dal salotto non criminale, questo è il lutto vostro.